pare che quest'anno Halloween arrivi in anticipo, dato che ben tre giochi della top 5 delle nuove uscite di giugno hanno marcate atmosfere horror. E uno di questi ha persino guadagnato il primo posto. Andiamo subito a guardare i migliori giochi in uscita questo mese, partendo dalla quinta posizione. Se siete fan di Amnesia e Silent Hill, questa è una chicca per voi. Madison è un gioco horror psicologico in prima persona, in cui il nostro protagonista, Luca, si risveglierà in un luogo sconosciuto con le mani ricoperte di sangue. Scoprirà presto di essere stato costretto da un demone a continuare un sanguinoso rituale che va avanti da decenni. Il nostro protagonista si troverà ad esplorare delle location decisamente sinistre, cercando indizi e risolvendo puzzle per mettere insieme i pezzi di quello che è successo. Non mancheranno ovviamente delle minacciose presenze soprannaturali che ci perseguiteranno per tutto il tempo e che potremo vedere solo usando la nostra fida macchina fotografica. Madison sembrerebbe un titolo che fa dell'atmosfera l'elemento principe e di sicuro punterà a stimolare la curiosità del giocatore, che dovrà essere acuita quel tanto che basta da fargli superare la paura dovuta alle creature orripilanti e l'ambientazione spaventosa. Affronteremo i demoni di Madison a partire dal 24 giugno sulle console di vecchia e nuova generazione, Switch e PC. Se soffri di talassofobia, forse ti conviene passare direttamente al prossimo. Per tutti gli altri, questo è Silt, un surreale gioco di esplorazione oceanica che vi metterà a tu per tu col ripilante realtà delle profondità marine. In Silt controlleremo un sommozzatore che dovrà vagare per il fondale di questo raccapricciante oceano per scoprirne i segreti. Avremo a che fare con creature marine di tutti i tipi e dimensioni e minacce nascoste ad ogni angolo. Dal canto nostro avremo il potere di poter prendere il controllo di alcune di quelle creature che ci circondano, abilità fondamentale per risolvere i numerosi puzzle ambientali e proseguire nel gioco. Dal punto di vista estetico sono sicuramente evidenti le influenze di giochi come Limbo ed Inside. La monocromaticità di ambientazione e creature non fanno altro che accentuare il senso di timore e ansia che il gioco comunica con tremenda efficienza. Potremo tuffarci nel mare di Silt dal 1 giugno su PlayStation, Xbox vecchie e nuove e PC. Sembra che Nintendo ci abbia preso gusto a rilasciare spin-off Musou delle sue IP, e fa bene perché Hyrule Warriors è veramente un titolo stupendo. L'universo di Fire Emblem, col suo stato costante di conflitto, sembrerebbe un setting ancora più adatto per uno spin-off alla Dynasty Warriors, e con Fire Emblem Warriors Three Hopes potremmo mettere alla prova questa teoria. Ambientato nel mondo di Fire Emblem Three Houses, Three Hopes sposta la telecamera dal punto di vista strategico direttamente sul campo di battaglia, mettendoci al controllo diretto di alcuni dei personaggi di Three Houses. Il gameplay quello classico della saga di Dynasty Warriors e di altri Musou Games. Dovremo vagare per il campo di battaglia annientando decine di nemici con ogni fendente delle nostre armi e completare gli obiettivi di ogni missione. Sembrerebbe che parte della trama cambia a seconda delle casate con cui decideremo di allearci, proprio come nello strategico. Sarà interessante scoprire come questa componente verrà gestita in Three Hopes. Potremo lanciarci sul campo di battaglia dal 24 giugno su Nintendo Switch. E rimaniamo sulla flagship di casa Nintendo, ma stavolta avremo a che fare con un altro degli innumerevoli giochi pseudo sportivi che portano il marchio dell'idraulico più famoso al mondo. In Mario Strikers Battle League Football, il nostro Super Mario ha invitato tutti gli altri personaggi del suo universo a una partita di calcio un po' particolare. A differenza di quanto accade la domenica nei nostri stadi, in Mario Strikers non avremo giocatori che si contorceranno a terra non appena vengono sfiorati da una leggera brezza. Anzi, in questa partita di calcio non mancheranno colpi bassi, palle di fuoco e persino calci volanti direttamente nei denti. Come il suffisso Battle League farebbe immaginare, le partite qui non si giocano come in un simulatore calcistico classico, ma sembrano quasi partite di football americano. Oltre al fatto che praticamente non esistono falli, arbitri o regole in generale, avremo a disposizione numerosi power-up simili a quelli presenti in altri giochi come Mario Kart. Un gameplay del genere rende Mario Strikers Battle League Football decisamente appetibile anche per chi come me non ama i simulatori sportivi. Potremmo infilarci le scarpe coi tacchetti dal 10 giugno su Nintendo Switch. Dopo la conclusione della Dark Pictures Anthology, Supermassive Games tornano alle radici con un gioco che ricorda molto Until Dawn. The Quarry è un film interattivo, più precisamente un teen horror in cui 9 tutor di un campeggio americano si trovano a dover passare una notte di troppo al campo estivo in un luogo in cui sarebbe stato meglio non sostare. I 9 ragazzi scopriranno presto di essere braccati da creature misteriose e bifolchi assassini e dovranno fare squadra per arrivare alla salvezza dell'alba. Supermassive Games ci ha ormai abituato ai giochi in cui le scelte effettuate influenzano
alla trama, ed QR non fa eccezione. Le decisioni che prenderemo nel corso della narrazione determineranno molte sfaccettature della storia, come lo sviluppo del rapporto tra i personaggi, gli eventi che si susseguiranno e persino chi arriverà vivo al mattino. Il cast, come solito per questi giochi, sarà composto da facce note del cinema e della televisione, come David Arquette, Ariel Winter e Jesse Smith. Potremo immergerci nell'orrore di The Quarry dal 10 giugno su PlayStation, Xbox di vecchia e nuova generazione e PC. La maggioranza dei titoli di giugno si trascinano dietro delle atmosfere tutt'altro che allegre, ma i titoli in sé sono decisamente da non ignorare. Se invece voleste un gioco dai tratti nettamente più vitali e con meno mosse orripilanti, vi consiglio di provare Eiyuden Chronicle Rising. Guardate il video che appare ora sullo schermo per scoprire se fa per voi. Quindi ci vediamo lì, e come sempre, keep on playing!